a tutta, a tutte le cooperatrici e cooperatori, benvenuti a Bologna. Speravo di accogliervi col sole, ma come avete visto sono giornate difficili per la nostra città e il nostro territorio. Quindi come prima cosa vi faccio io un applauso e vi ringrazio per tutto il sostegno che state dando alla nostra comunità. E anche per l'opportunità di casuale, ma comunque il destino, io credo nel destino di avere permesso la presidenza del Presidente della Repubblica qui oggi con un evento molto importante. Oggi abbiamo sentito le parole del Presidente Mattarella che ci ha spiegato quanto sia importante promuovere una tutela del suolo e del dissesto come idea di contrasto al dissesto idrogeologico. Lo dice la nostra Costituzione. Io prima di fare il sindaco ero assessore alla cultura e ho sempre considerato l'articolo 9 come un articolo fondante, fondativo dell'agire in un'amministrazione pubblica. L'articolo 9 ci ricorda quanto la cultura, la ricerca scientifica siano un diritto, ma ci parla anche del paesaggio e della tutela delle nostre comunità, perché nel paesaggio italiano ci siamo noi e ne ci dobbiamo ricordare che quando franano i terreni, quando le comunità vengono colpite dalle alluvioni, all'interno di quel paesaggio in Italia ci siamo noi, i cittadini italiani, le cittadine italiane. Quindi dobbiamo prenderci cura del nostro territorio. Questo è fondamentale. È fondamentale, già i nostri padri e le nostre madri costituenti l'avevano scritto. Oggi il Presidente Mattarella ci ha dato davvero una grande lezione di diritto costituzionale, ma anche una grande lezione di umanità, una grande lezione di politica e di quanto oggi noi ci dobbiamo considerare tutti insieme la Repubblica Italiana. Io l'ho voluto dire in questi giorni di fronte al disastro dell'alluvione che di nuovo ha colpito Bologna e l'Emilia-Romagna. Ho detto noi dobbiamo saper affrontare questa nuova emergenza con uno spirito repubblicano. Uno spirito repubblicano perché al di là dei colori politici, che pure contano, io sono convinto di questo, al di là dei colori politici noi facciamo parte delle istituzioni della Repubblica Italiana. Questo significa che i sindaci, i rappresentanti delle province, delle città metropolitane, i presidenti di regione, fino ad arrivare agli esponenti del governo, ci sono dei momenti nei quali non possiamo permetterci di dimenticarci di essere parte di questa Repubblica, di indossare la fascia tricolore, di essere tutti uniti nell'affrontare le emergenze tanto quanto le sfide. Ed è giusto in una democrazia dividersi quando occorre rappresentare le proprie ricette, le alternative, ma occorre unirsi nei momenti fondamentali. E di fronte a quello che è successo alla nostra popolazione in questi giorni, noi ci dobbiamo ricordare di essere parte della Repubblica Italiana. È il motivo per cui io già ieri mattina ho voluto scrivere alla Presidente del Consiglio Meloni. L'ho fatto chiedendo per conto dei cittadini bolognesi un aiuto ed un sostegno, perché in questi momenti bisogna mettere da parte le campagne elettorali, bisogna mettere da parte quelle che sono le idee diverse che si hanno sulla politica, a volte anche sulla vita, perché c'è un interesse pubblico, un bene comune che viene prima. E credo che noi sindaci, noi sindache, questo ce lo ricordiamo bene, perché ogni giorno dobbiamo dare risposte alle persone che soffrono, alle persone che hanno avuto una casa che è stata travolta dal fango o che è stata travolta dall'acqua. Io questi giorni sto facendo molti sopralluoghi, nella pausa fra la mattinata e questo incontro sono stato nella parte collinare di Bologna e i bolognesi non si sarebbero mai aspettati di avere l'acqua in casa, il fango che salisse dalle cantine, che travolgesse i muri. E questo è successo di nuovo dopo tantissimo tempo. Se andiamo a vedere la storia della nostra città è successo soltanto nei secoli addietro, non nei decenni addietro. E questo ci deve ricordare che rapporto dobbiamo avere con la natura, con l'ecosistema, anche con la biodiversità. Ecco, la storia è molto importante. La storia ci deve insegnare non solo a come non commettere gli stessi errori, ma anche a come lavorare meglio. Ed è per questo che io sono affezionato al movimento cooperativo, per tanti motivi anche personali, ma in particolare questo, perché credo che chi ha 140 anni di storia ha buona memoria, chi ha 140 anni di storia ha buone radici,
e soprattutto ha buone radici chi da bracciante, da operaio, da mondina, da educatore, assistente sociale, operatore culturale, ha saputo costruire e ricostruire più volte questo nostro paese, questa nostra comunità. Se andiamo a rileggere la storia del movimento cooperativo in Emilia-Romagna, ma non solo, perché dobbiamo essere, credo, orgogliosi di dirci come stamattina è stato ben rappresentato sia dal presidente Gamberini, che voglio salutare e ringraziare per questa biennale, davvero Simone, ti ringrazio per aver scelto Bologna, per le cose che hai anche detto questa mattina, ma appunto tutta l'Italia ha milioni di soci della cooperazione. Spesso abbiamo detto Bologna è la capitale della cooperazione, perché noi bolognesi, noi emiliani spesso siamo un po' l'ombelico di tutto, ci consideriamo tali. In realtà tutta l'Italia ama l'economia sociale, ha praticato l'economia sociale e l'economia civile. Io spesso, anche quando lavoravo per il movimento cooperativo, ho ricordato quanta cooperazione ci sia fuori dalla cooperazione organizzata. Noi dobbiamo recuperare queste radici importanti che le nuove generazioni hanno ben compreso. Spesso noi tiriamo la croce addosso alle nuove generazioni, ci diciamo che i giovani a volte sono chiusi, che non sanno affrontare le grandi sfide. No, le nuove generazioni, ve lo dico da sindaco che frequenta tanto le scuole e parla con i ragazzi, le nuove generazioni sono un patrimonio straordinario nel quale dobbiamo saper investire. E i ragazzi stanno riscoprendo cosa significa il mutuo aiuto. I ragazzi, prima di chiedere un aiuto ad un adulto, si rivolgono ai loro coetanei. Questo come genitori ci deve fare interrogare. Noi spesso non sappiamo cosa fanno i nostri figli quando si chiudono in camera, cosa fanno quando escono la sera, ma possiamo fare una scommessa, ne hanno parlato con i loro amici, hanno chiesto una mano ai loro coetanei, hanno costruito insieme a loro una sorta di difesa immunitaria nei confronti di tutto quello che hanno attorno, le cose che li spaventano. Ed è successo a tante generazioni di essere spaventati dal presente più che dal futuro, anzi di guardare oltre il ponte, come ci ricordava uno scrittore e una canzone, di guardare oltre il ponte quando si hanno 20 anni, perché si ha paura del presente ma si vuole lottare per il proprio futuro. Ecco, questo spirito è lo spirito che ha mosso generazioni che hanno ricostruito l'Italia, hanno ricostruito le nostre città. E quando c'era da inventare i servizi pubblici locali, quando i municipi dovevano inventare soluzioni pratiche alla vita delle persone, quando occorreva applicare il dettato costituzionale per dire che andavano rimossi tutti gli ostacoli di ogni ordine e grado che creavano disuguaglianza nel nostro paese, è stata la società civile organizzata insieme ai municipi e alle autonomie locali a costruire un'alternativa che fosse democratica, partecipata, che potesse rimuovere le distanze che c'erano tra le persone nella nostra società, a partire dalla differenza di genere, dalla partecipazione delle donne al mondo del lavoro. Questo potremmo dire da Bologna, il luogo dove per la prima volta è stato introdotto un nido a gestione municipale. E quando avevamo bisogno di allargare il perimetro, la possibilità di dare una risposta a tutta la comunità, il movimento cooperativo ci è venuto in aiuto, costruendo una collaborazione fra pubblico e privato, perché ancora una volta, come ci ha ricordato il nostro Presidente della Repubblica oggi, la nostra Costituzione prevede che l'impresa abbia un limite rispetto a quella che è la comunità che attorno e il suo ruolo sociale. Questo è molto importante, ci dà la strada che dobbiamo seguire ed è una strada della quale l'Italia deve essere orgogliosa, e il contributo all'Europa che l'Italia può dare è anche e soprattutto questo, la cultura della solidarietà. Una cultura della solidarietà che è parte attiva, non è solo carità, ma è costruzione di soluzioni per un bene comune. Dentro questi valori ci sono i valori anche dei diritti sociali e di quei diritti civili che dobbiamo saper riaffermare nel futuro dell'Europa, perché anche di questo deve vivere una democrazia e un continente come il nostro. Voglio salutare qui Enrico Letta, che rivedo dopo tanto tempo, sono veramente felice che sia qui con noi. Dopo interverrà, io purtroppo Enrico devo andare a coordinare le operazioni sull'alluvione perché continua il lavoro che dobbiamo fare, non potrò rimanere, e davvero saluto tutti gli ospiti e relatori che ci saranno dopo, però sono convinto che Enrico Letta, anche nell'ultimo rapporto che ha fatto, in tutti i suoi lavori, questa idea
l'abbia sempre portata avanti e sono convinto che il movimento cooperativo la possa portare avanti. Il movimento cooperativo è un movimento mondiale, è un movimento nel quale le persone hanno trovato speranza in tanti comuni europei, in tante città, in tante regioni e in tanti paesi, dalle Americhe al continente africano. Io, quando ho iniziato a lavorare per il movimento cooperativo, ormai solo 3 anni rispetto al lavoro amministrativo, ho avuto all'inizio un grande maestro che era Ivano Barberini. Da lui ho capito che cos'è la cooperazione. E ho capito che noi dobbiamo proteggerci a volte da noi stessi, perché lo spirito mutualistico è lo spirito fondativo della cooperazione. Ogni volta che ci perdiamo per strada, recuperiamo la nostra stella originaria e sono convinto che avremo sempre al nostro fianco le persone, le comunità e saremo nella direzione giusta. Grazie e viva la cooperazione!